Io credo che, come dicevi te, la concentrazione forse non è solo quello, però poi dopo quando vai a analizzare le due ripartenze che abbiamo preso, parlo sempre della partita che abbiamo perso con la Fermana, sono state due ripartenze dettate da, secondo me, poca attenzione, perché alla fine fondamentalmente in settimana avevamo provato questa cosa, che loro non giocavano praticamente al calcio e giocavano tirando sulla palla e ci siamo fatti trovare impreparati. Quindi evidentemente non è un problema di essere forti, scarsi, è il problema di attenzione. Cioè noi dobbiamo, non ci possiamo permettere in questo momento di lasciare neanche una palla gol, perché poi dopo alla fine ci fanno gol. Io mi Vero. prendo responsabilità perché in quel momento ero il No, capitano, però dico, ti posso manca di dire, personalità questa no, squadra. ti posso dire sempre nella mia opinione, che secondo me più di dire le cose, più di avvelenarsi con l'arbitro, abbiamo cercato tutti i modi di fargli capire che stava comunque conducendo in una maniera sbagliata, appunto perché giocavamo in casa, appunto perché loro si stavano comprando male. Io credo che abbiamo fatto di tutto. Poi dopo quando l'arbitro ti viene a minacciare e ti dice io ti butto fuori, ti do il giallo, intanto sono in diffide, quindi non posso permettermi di non essere a disposizione per la squadra per la prossima partita, un'altra partita delicata. La personalità non so neanche cosa sia fondamentalmente, perché la personalità potrebbe essere che io vado all'arbitro, mando a fanculo e mi butta fuori e mi dicono bravo, no? Non è bravo, poi dopo lo metto in quel posto i miei compagni, capito? Sono Punti in d'accordo con più, te, cosa quello è il risolviamo? problema. Io mi faccio buttare fuori e poi dopo la prossima partita Mirko non c'è a disposizione, ne giocherà un altro, è vero, però poi dopo non do una mano alla mia squadra. Sono d'accordo con te che secondo me è stata una conduzione antisportiva, però detto questo io non voglio più parlare della Fermana perché sinceramente ormai purtroppo, mi dispiace dirlo, è andata, perché veramente io dopo la partita non ho dormito perché ero veramente avvelenato, ma come tutti noi. Però adesso pensiamo alla partita che andiamo a giocare domenica, che penso che sia di importanza veramente vitale per il nostro percorso. Quindi dovremmo concentrarci tutti, e noi giocatori, tutti veramente il pubblico ci deve dare una mano, perché secondo me domenica ci ha dato una mano, ma ce ne deve dare ancora di più, perché credo che questa squadra, questa società, il presidente fa dei sacrifici. E lo vedo proprio che c'ha voglia, che ci vuole trasmettere questa grinta. Infatti, io speravo di vincere contro la Fermana per dedicargli, tra virgolette, come squadra questa vittoria, perché secondo me se lo merita. Nonostante non voglio entrare in merito diciamo, delle decisioni del pubblico, perché sinceramente non è mia competenza, io penso fare il giocatore, però credo che veramente si merita qualcosa di importante. Ma io credo che abbiamo quattro partite importanti e difficili, perché poi dopo analizziamo, giochiamo una in casa e tre in trasferta. E se guardiamo l'andata, abbiamo fatto pochi punti in queste quattro partite. Adesso non mi ricordo, penso solo due. Credo che dobbiamo per forza di cosa invertire diciamo, questo trend, perché se no, poi dopo il nostro percorso passa da queste quattro partite.